Il presidente Ruzzi, personaggio sicuramente pittoresco, ha sempre sostenuto un po' provocatoriamente che l'Ascoli lo straniero lo ha da 3 anni, naturalmente riferendosi all'altoatesino Hubert Pirker. Una battuta non soltanto sul piano pratico, perché Pirker è regolarmente cittadino italiano, ma anche purtroppo a livello tecnico, già che la punta Pirker in 3 anni con la maglia dell'Ascoli di gol non ne aveva fatto neppure uno. Poi, oggi contro l'Inter, quello che non ti aspetti. Mazzoni, clamorosamente a corto di uomini, assegna la maglia numero 9 all'altoatesino e questi realizza addirittura una doppietta. Un exploit che però non è bastato all'Ascoli per battere un Inter finalmente determinata, così come la vuole Berselini, un Inter capace di ribaltare 2 gol nell'ultimo quarto d'ora. Ma cominciamo dall'inizio, cioè dal primo minuto della ripresa, già che nella prima parte della gara è successo poco o niente. Dunque la gente sta ancora sistemandosi sulle sedie dopo l'intervallo, che la palla arriva dalle parti di Bordon. Torisi da sinistra manda un cross basso verso il centro dell'area. Pirker, che è lì, gira distinto e fa secco il portiere interista. Talmente distinto che il primo a meravigliarsi è proprio Pirker. L'Ascoli, dopo le disavventure delle ultime giornate, si esalta e forza i tempi. Appena 4 minuti dopo, una bomba di De Vecchi su punizione sbatte sulla traversa. E al 25esimo, nonostante che Berselini abbia fatto entrare la punta serena, arriva il raddoppio marchigiano. Ancora cross, stavolta dalla bandierina di Torrisi da destra, e ancora Pirker pronto all'appuntamento. Perfetto stacco di testa e 2-0. Inter spacciata, tutti convinti, meno Bagni, che vuole rispondere alle critiche e rivalutare d'un colpo tutta la sua stagione. È il 30esimo, c'è un duetto di Fino, Proasca, Beccalossi. La palla arriva appunto a Bagni, che con un diagonale da destra mette dentro. È l'Inter ora ad esaltarsi e sull'onda del pressing, proprio allo scadere, arriva il pareggio. C'è una lunga azione sotto la porta dell'Ascoli, la palla arriva al fine a Bergomi, che tira per così dire alla Bagni e firma il 2-2. Gli ascolani protestano per un presunto fuorigioco e qualche secondo dopo, appena Bergamo fischia la fine, circondano l'arbitro. Certo, fa rabbia perdere un punto a partita praticamente conclusa dopo un autentico miracolo di impegno, ma l'Inter non ha onestamente rubato nulla, dimostrando anzi proprio contro un Ascoli così determinato di restare più che mai in corsa per lo scudetto.